Il coltello e la rete è un libro che nasce dall'esperienza e dalla volontà di Vincenzo Moretti nel testimoniare quello che è un percorso che quotidianamente svolgiamo a diversi livelli di scuola, dalle elementari fino all'università, nel rendere sempre più consapevoli i nostri ragazzi nell'uso delle nuove tecnologie. Il coltello della rete siamo riusciti a raccontare un'esperienza didattica originale, quella della costruzione di un videogioco nella quale i ragazzi hanno imparato molto condividendo in gruppo il prodotto che stavano realizzando e al tempo stesso facendo una cosa che in un futuro potrebbe addirittura essere professionalizzante per quello che è significato quello che hanno prodotto. Com'è stata questa attività di coordinare tutte queste scuole con alunni di diverse età? È stato molto bello quando si ha a che fare con voi ragazzi, si dà uno e si riceve 10, ma davvero, perché è così, basta avere entusiasmo, diciamo un minimo di idea sulle cose che vuoi fare e poi ci pensate voi a qualunque età. È successo con i ragazzini di 10 anni, con voi di 13-14 anni, con i ragazzi di 20 e di 30 anni all'università. Come è collegato letteratura, scuola e tecnologia? Ok, diciamo che tra tutti i percorsi che ho fatto da quando ho cominciato, diciamo, ad andare a scuola, mi sono sempre piaciute poi in realtà due cose, quindi sia le storie raccontate, quindi la letteratura, che la tecnologia. La tecnologia mi è sempre sembrata un modo per poter raccontare con forza, in maniera, come ti posso dire, in modo che avesse un peso sulle persone. La tecnologia mi è sembrato un modo per poter far arrivare più velocemente le storie alle persone e quindi raccontarle sempre meglio. Un collegamento secondo me oggi è facile da trovare nel fatto che più andiamo avanti, più la tecnologia e le scienze magari prendono il sopravvento su una parte, no? della nostra cultura, più c'è bisogno che in qualche modo anche il pensiero riesca a veicolare le conoscenze, riesca in qualche modo anche a determinare l'utilizzo dei mezzi. Come hanno reagito i ragazzi delle elementari con questa attività? In realtà i ragazzi hanno svolto queste attività in maniera del tutto naturale, non c'è stato niente di preparato, non è che avevamo un preciso compito, avevamo semplicemente voglia di raccontare come sarebbe stato il loro futuro. Vista dall'esterno, l'idea del gioco a scuola può apparire come una cosa inefficace e banale. Lei cosa ne pensa? In realtà io ne penso esattamente il contrario, perché da sempre, allora prima di tutto il gioco da sempre è parte integrante della vita di ciascuno di noi, da piccoli, da grandi, siamo sempre disposti al gioco. E poi proprio per questo è a maggior ragione come strumento all'interno della scuola per motivare i giovani e i non giovani. Il gioco è uno strumento grandioso sia quando si gioca e si apprende giocando e tanto più quando si utilizza il gioco come gioco da sviluppare, perché essendo io un tecnico, essendo la mia scuola una scuola nella quale i ragazzi vengono per apprendere anche l'informatica, imparare a costruire giochi è una spinta grandissima per porsi domande, per trovare soluzioni e proporle in maniera appropriata a chi poi dovrà usufruire del gioco. Quindi ritengo che il gioco sia sempre nella vita di ciascuno di noi e nella vita dei nostri studenti importante come spinta motivazionale e poi anche come controprova delle loro capacità, un modo per sviluppare anche ulteriormente il gioco come gioco competitivo, sia nel gioco come gioco realizzato ai fini informatici.